Il mondo delle cripto è straordinario, sicuramente è straordinario per chi all'interno sa cosa sta facendo, è straordinario per gli investitori, ma è straordinario anche per le cose che si possono creare tramite la blockchain. Ecco che però, come ben sappiamo, purtroppo moltissime blockchain in questo momento sono teoricamente stupende, ma non utilizzabili e quindi non possono essere realmente utilizzate per la vita quotidiana di tutti i giorni. Hanno un'utilità cosiddetta virtuale e anche in questo caso non utilizzate così tanto neanche virtualmente. Stiamo parlando quindi di progetti, tra virgolette, alcuni fittizi che dipingono la loro blockchain come utilissima per qualcosa quando in realtà non lo è. Ecco che tra tutto questo marasma ci sono invece cripto molto molto importanti che sono utilizzate già da grosse aziende ed altre che stanno emergendo. C'è una criptovaluta in particolare che ho voluto analizzare. Questo perché riguarda un settore, l'e-commerce, che a Londra in questo momento, ad esempio, sta andando tantissimo rispetto magari ad altri paesi, ma non solo, anche in Italia o in Europa in generale, in America. Sta sviluppando qualcosa di eccezionale. Questa cripto si chiama Boson Protocol ed è un e-commerce riguardante Web 3.0. Ma approfondiamo il discorso all'interno di questo video. Amazon, eBay, Alibaba. Siamo abituati a comprare su internet ormai qualsiasi cosa tramite questi e-commerce online che ci permettono di avere qualsiasi oggetto e qualsiasi utilità a portata di mano tramite un semplice click. Ecco, questo è il futuro che è arrivato a noi oggi. Ma il futuro dell'e-commerce tramite il web 3.0 e quindi tramite la blockchain deve ancora arrivare, o forse è già arrivato tramite Boson Protocol. Ciao a tutti, io sono Michele ed oggi parleremo di questa nuova criptovaluta, o almeno nuova per quanto riguarda il canale, ma presente già nel mercato da molto tempo. Prima però di iniziare, come sempre, vi chiedo di iscrivervi se non siete iscritti, attivare la campanella e cliccare like ed oltre a questo di seguire anche il canale Angry Crypto qui sotto, mi raccomando. Boson Protocol è un e-commerce fondato nel Web 3.0 che vuole avere tutte le funzioni di un e-commerce classico unendo tramite gli NFT gli oggetti reali e gli oggetti virtuali. Quindi all'interno della piattaforma chiunque potrà vendere in modo totalmente decentralizzato qualsiasi tipo di oggetto, reale o virtuale, con una garanzia data da uno smart contract, con all'interno una penale se questa transazione non dovesse andare a buon fine. Questo perché Boson Protocol fonda il mondo NFT col mondo DeFi. Ed è veramente una figata per quanto riguarda la sua idea. È forse una delle prime volte che mi porta a dire che questo potrebbe essere veramente molto molto funzionale in futuro, anzi lo potrebbe essere già adesso se riuscissimo a semplificare il modo di utilizzare le criptovalute e ad unirlo nell'idea quotidiana delle persone. Questo perché avere un marketplace totalmente decentralizzato è una cosa molto diversa rispetto a un marketplace come Amazon che sembra quasi già perfetto adesso. Le cose negative all'interno di Boson Protocol ci sono e le vedremo. Analizzeremo anche la criptovaluta stessa, che è all'interno di un token ERC20, e analizzeremo anche il suo sito, capendo al 100% come funziona. Prima però di iniziare volevo anche dirvi che Boson Protocol è creato, o almeno la sua piattaforma è creata all'interno di Ocean Protocol, un'altra piattaforma, quindi queste due cripto sono letteralmente correlate. Di conseguenza Boson Protocol dipende molto anche da Ocean Protocol. Ecco, che cosa si può fare oltre a gestire questo e-commerce all'interno di Boson Protocol? Si possono fare moltissime cose, come ad esempio creare un e-commerce, creare NFT classici, creare exchange, creare dApp, si può fare letteralmente di tutto grazie all'ecosistema Boson. Ora andiamo alla schermata VC e vediamo come funziona al 100% il tipo di progetto Boson Protocol. Siamo all'interno del sito di Boson Protocol. In questo caso l'ho tradotto in italiano per far capire a tutti di che cosa stiamo parlando. Per prima cosa vediamo cosa ci spiega l'interfaccia di Boson Protocol. Il livello commerciale decentralizzato di Web3. Il protocollo Boson consente la tokenizzazione, il trasferimento e lo scambio di qualsiasi cosa fisica come NFT riscattabile. Scorrendo possiamo vedere come diventare un pioniere del e-commerce, del Web 3.0, quindi non stiamo parlando di un e-commerce solo virtuale, ma un e-commerce di cose tokenizzate e fisiche, che ci permetterà di avere la sicurezza al 100% tramite questi, tra virgolette, NFT creati da Boson Protocol, di avere tokenizzati oggetti reali e di riceverli se non essere rimborsati. Tra
Scambio commerciale decentralizzato. Boson è un protocollo di scambio equo, efficiente e ottimista che consente lo scambio commerciale decentralizzato di qualsiasi cosa, fisica, senza intermediari, centralizzati o controparti fidate. Tokenizzazione delle risorse del mondo reale. Gli NFT riscattabili, RNFT, possono essere considerati come contratti a termine per cose fisiche, programmati all'interno di contratti intelligenti. Gli RNFT possono essere detenuti, trasferiti o scambiati come qualsiasi altro NFT. Garanzia di scambio, e questo è molto importante. Boson utilizza la teoria dei giochi e risoluzioni indipendenti per fornire al portatore di un RNFT una garanzia forte e credibile che sarà in grado di riscattare il token per l'oggetto fisico o di ricevere indietro i propri soldi. Ed è questo che è importante per far funzionare tutto questo ecosistema. O si riceve l'oggetto tramite l'NFT che abbiamo comprato, o abbiamo i nostri soldi indietro e quindi una garanzia. Scorrendo possiamo vedere NFT con superpoteri, gemelli digitali, ti fa vedere la parte digitalizzata dell'NFT e quindi tokenizzata di una scarpa. Gli RNFT possono essere riscattati per qualsiasi cosa fisica, digitale o on-chain, in un formato comune e interoperabile. Gli NFT riscattati possono essere programmati per l'accesso solo da portafogli che detengono NFT specifici. Ora possiamo esplorare le offerte, creare NFT riscattabili e costruire applicazioni commerciali utilizzabili da chiunque grazie a Boson Protocol. E questo è veramente, veramente bello perché possiamo fare tre cose, tutte e tre veramente, veramente, tutte e tre veramente top. Infrastrutture pubbliche per il commercio. Boson Protocol è l'infrastruttura pubblica decentralizzata per il commercio che chiunque può utilizzare e di cui tutti possono fidarsi. Il protocollo Boson è creato da Redenium Labs e da un numero crescente di team decentralizzati. Boson Protocol sta risolvendo uno dei problemi fondamentali del Web3, come mediare le transazioni commerciali quando si vendono beni nel mondo reale utilizzando contratti intelligenti, senza un intermediario centralizzato. Ci sono i documenti per tutti gli sviluppatori, cioè un oracolo attuatore decentralizzato che consente alla blockchain di eseguire in modo affidabile le transazioni nel mondo reale. Uno strato regolamentato universale per il commercio consente l'esecuzione delle transazioni commerciali come concordato in modo affidabile e un mercato digitale liquido per le cose. Tokenizzando le risorse del mondo reale come NFT, crea un mercato digitale liquido e ricercabile a livello globale. Questo è il suo ecosistema. Al centro abbiamo Boson Protocol. È una fusione essenzialmente tra metaverso e cose reali. Di conseguenza, è questo il futuro simile a real world asset, anzi è proprio questo, questa è un real world asset, ovvero un nuovo modo di utilizzare i token e gli NFT insieme nel mondo cripto ed è veramente eccezionale perché lo rendono veramente utile al 100% rispetto magari a molte cripto che sono inutilizzabili anche se hanno delle idee fantastiche dietro. Qui potete studiarvi esattamente come è fatto. Boson Protocol è un sistema peer-to-peer senza autorizzazioni che consente uno scambio equo, automatizzato e con fiducia ridotta al minimo di qualsiasi valore off-chain. Consente lo scambio di token non fungibili insieme agli asset off-chain tramite un motore digital. Essenzialmente, come abbiamo detto, scarpa, ad esempio, reale collegata a scarpa on-chain, ovvero digitale. E tutto questo all'interno del protocollo di Boson può permetterci di avere la certezza al 100% di comprare e ricevere questo oggetto fisico virtuale. Come funziona? Il venditore crea un'offerta per un asset fuori dal chain, ad esempio un prodotto o un servizio, e versa un deposito opzionale sotto forma di token ERC20 o token nativo, ad esempio Ether. Un acquirente, dall'altro canto, si impegna a rispettare tale offerta, pagando il prezzo dell'offerta e riceve un NFT riscattabile, RNFT, che può utilizzare per riscattare l'oggetto durante il periodo di tempo definito. Il protocollo elabora lo scambio e di conseguenza l'acquirente riceve il prodotto o il servizio concordato e il venditore può ritirare i fondi richiesti nell'offerta. Se qualcosa va storto e quindi non va come previsto, il protocollo è in grado di gestire la controversia e rimborsare il danno secondo l'offerta. Qui c'è un altro riassunto di come funziona, più tecnico. Lo capite, comunque la spiegazione che ci hanno dato è semplicissima. Direi che avete capito come funziona. Qui ci sono cose molto più tecniche anche per i costruttori perché si possono costruire contratti intelligenti, quindi smart contract all'interno di Boson Protocol e quindi è fatto anche per i programmatori. Ora, infatti, c'è anche la sezione costruire, build, come abbiamo detto, è per chi programma e insegna, vuole anche far capire come lavorare all'interno di Boson Protocol. I vari casi d'uso, ad esempio un marketplace decentralizzato, si può creare un metaverso commerce, grazie a Phygital Items, si possono vendere prodotti unici con gemelli digitalizzati nel mondo reale. Queste sono un po' di aziende che stanno utilizzando il protocollo di Boson, ad esempio anche Hogan, azienda molto famosa.
Dead Fellas, magari alcune che sono meno famose, ma ad esempio Tommy Hilfiger, Cider, poi c'è anche Aurobobos, che non la conosco sinceramente, e ce ne sono molte, molte. Devo dire che mi piace veramente tanto questo progetto. Ecco chi ha costruito all'interno del protocollo di Boson: Ariane Labs, Redemium Labs, Vegas City, Polygonal Mind e LimeChain. Questo perché è sempre all'interno della rete MATIC questo progetto. Si possono costruire dApp all'interno del protocollo di Boson. In questo caso vi mostreranno il cuore dei componenti, SDKS e i contratti repo. Sul resource potete vedere il white paper e scaricarvelo. È molto lungo, se vi interessa guardatelo, e anche vedere Boson Protocol come funziona tramite gli NFT al 100%. E quindi qui sotto c'è un PDF scaricabile che vi darà tutte le informazioni, anche come funziona il D-Commerce Stack che è stato creato nel 2020 e il white paper del 2019 di Boson Protocol originale. Ecco, se volete iscrivervi, iscrivetevi, avrete le novità su Boson Protocol, come sempre c'è il classico blog, ma voglio mostrarvi sia in questo caso come fare staking, perché se comprate il token di Boson Protocol potete fare staking, vi basterà come sempre collegare il vostro portafoglio e mettere all'interno di questa sezione per un minimo di 90 giorni, in questo caso sì, durata 90 giorni, e fare essenzialmente staking con un 16.73% di API di ritorno. Al momento ci sono in questa piattaforma in staking $353.000, non una cifra granché grande, ma finirà tra 27 giorni, mentre se li lasciate 180 giorni la cifra sale, sono $422.000 con un API ovviamente più alto, 17.52, 360 giorni, un anno, 14.15 quindi di meno, e 695,51k all'interno. Questa sicuramente è stata fatta prima di queste due pool, dato che l'API è più basso e non ha senso mettere i nostri soldi in un staking per 360 giorni e avere un API più basso. Comunque, questa è la prima cosa che volevo farvi vedere. Onda è il vero e proprio e-commerce di Boson. Ecco quindi che collegando uno dei vostri portafogli da Trust Wallet, Wallet Connect, Coinbase Wallet e Uniswap su rete MATIC, potrete andare all'interno del sito di Boson, app.io, e comprare, grazie a USDC, vari prodotti, sia virtuali sia non virtuali. Esempio, questo è un prodotto virtuale, un Fusion Bomber, ok, $299, eccolo qui. Qui c'è tutta la descrizione, i dettagli delle immagini, e verrà dato in 30 giorni, mentre qui sotto ci sono anche cose fisiche che vi arriveranno direttamente in foto, esempio woodenmantra.nft, questo è l'oggetto reale che potete osservare e questo è l'NFT gemello che è stato creato. In questo caso è un oggetto reale, costa $948, ok. Ci sono altre foto con dettagli dell'immagine, da dove viene, il Canada. Shipping information verrà spedito in 7 giorni, Canada, Europa, UK e USA. Ecco quindi che potrete avere tantissime altre informazioni, c'è anche il sito internet, c'è anche il sito internet dove è possibile visitare direttamente questo oggetto. Spero che abbiate capito come funziona l'app vera e propria di Boson Protocol. Interessantissimo. Spero abbiate capito come funziona Boson, se non l'avete capito scrivetelo qui sotto nei commenti. Oltre a questo voglio specificare anche le note negative, perché è giusto come sempre che sappiate le note positive ma anche quelle negative. La cosa che non mi è piaciuta di Boson Protocol è sicuramente il fatto delle sue tax fee, che sono oltre il 10% ed è veramente tanto per il mondo cripto. E oltre a questo la sua total supply, troppo grande. Spero che in futuro sarà bruciata e che quindi il valore del token aumenti ma che diminuisca. Questo è essenziale. Andiamo a vedere anche il suo token e analizziamo come è formato. Se guardiamo il grafico, infatti, possiamo vedere che è in 691esima posizione a un prezzo di $0,3753
ed il grafico è il classico grafico di una altcoin che deve ancora partire. Sembra un'altcoin dimenticata, ma non è così, dato che secondo me non siamo ancora in un vero e proprio bull market e questo grafico lo dimostra. Possiamo vedere infatti che c'è stato il picco nel 2021 raggiungendo cifre astronomiche, infatti si parla quasi di $3, anzi abbiamo superato durante il suo launchpad a $4 e siamo invece tornati dopo un ribasso straordinario nel bull market vero e proprio a $3. Ora siamo a livello bassissimo, sembra una cripto morta, ma non è così, come possiamo vedere dai dati e dai volumi giornalieri. Queste sono le statistiche delle ultime 24 ore, si parla di capitalizzazione di mercato di 42,77 milioni, il volume delle 24 ore è di 1,62 milioni, ma ecco la nota negativa, ovvero 200 milioni di boson. Questo non mi piace affatto, la fornitura massima deve essere diminuita, spero infatti in un futuro burn. Anche perché l'offerta circolante al momento non è completa, si parla di 113,95 milioni di boson. Questo, insieme al tax fee, come ho detto, del 10%, deve essere assolutamente rivisto da chi ha creato boson e deve essere messo a posto per far sì che questa cripto voli verso l'alto. Avete visto? Che cosa ne pensate di Boson Protocol? Se devo dire la mia, mi piace molto come idea, è un'idea rivoluzionaria. Sicuramente è ancora molto lontana dal funzionare, ripeto, le persone purtroppo non sono ancora pronte, ma quando saranno pronte, sicuramente chi ha creato un qualcosa dal principio e ha affrontato anche un bear market della creazione, ovvero una cosa totalmente nuova come un e-commerce web 3.0, sarà pronto quando questo verrà utilizzato nel quotidiano nel migliore dei modi, sapendo già le cose che non possono essere fatte, i difetti, ma soprattutto le parti in cui puntare e migliorare. Ecco quindi che io credo che Boson Protocol sia un progetto che in futuro andrà molto, anche perché viene già utilizzato, anche se non in volumi stratosferici, e che non potrà far altro che crescere se i suoi creatori continueranno a svilupparlo nel modo corretto, ma soprattutto se correggeranno le cose che non vanno, che abbiamo elencato prima, all'interno della blockchain di Boson. Spero che questo video vi sia piaciuto, se cercate un exchange particolare dove fare copy trading o altro, qui sotto vi lascio il referral link, aiuterete il canale, voi non spenderete un centesimo, ma utilizzando questo referral darete magari l'opportunità a me di prendere una piccola percentuale che non darete voi, ma mi darà direttamente l'exchange per poter migliorare interamente il canale, magari, chi lo sa, comprare una luce nuova, una poltrona nuova, insomma qualcosa che possa servirmi per il canale stesso. Se lo farete vi ringrazio. Grazie ancora per la visione, mi raccomando scrivete e rinnovo l'invito qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, perché per me è molto importante avere il vostro feedback. Grazie ancora, un saluto da Michele, un ciao grandissimo. Ciao!